Queste sono le Topo Fly Lite 5, rappresentano una scarpa veloce, reattiva e al tempo stesso abbastanza tradizionale, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Le suggerisco per chi volesse correre davvero velocemente e cercasse una corsa naturale. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa solamente 212 grammi, 23 mm di altezza dal suolo nel tallone, 20 mm nell'avampiede, drop 3, una scarpa assolutamente flessibile, ma con la flessibilità davvero ben gestita. Queste sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che invece avrei cambiato e soprattutto a chi sono adatte e a chi le raccomando. A livello di tomaia sono tre le cose che mi sono piaciute: sicuramente lo spazio nell'avampiede, che è comunque davvero buono, la tomaia stessa è in un mesh ingegnerizzato molto traspirante e anche trasparente, potreste quasi utilizzarla senza calze, ovviamente non lo consiglio, però comunque sfrutta questa soletta Ortholite che gestisce al meglio i cattivi odori. I lacci sono piatti, la linguetta anch'essa molto morbida e al tempo stesso quasi racing, non è a soffietto ma con il solito nastrino presente sulla linguetta stessa. Questa cosa assicura che la allacciatura e il bloccaggio del piede sia assolutamente buono. Nel tallone abbiamo una conchiglia che comunque si piega come è giusto che sia ed è molto naturale, quindi non avrete nessun problema nel caso in cui soffriste di problemi al calcagno. L'imbottitura interna è comunque discreta, il bloccaggio del collo del piede è garantito anche dai loghi termosaldati laterali. Secondo me questa costruzione è pensata non soltanto per correre d'estate ma anche d'inverno, davvero ben pensata, con una lacciatura standard tradizionale che però di fatto funziona benissimo. Un altro aspetto da non trascurare per chi volesse passare a una corsa più naturale: la scarpa utilizza un tallone smussato, cosa che combinata con la struttura barchetta vi garantisce, nel caso in cui appoggiaste di tallone stesso, di farlo in maniera piacevole, e comunque la scarpa offre una stabilità eccezionale proprio per il suo design costruttivo. A livello di numero suggerisco lo stesso numero di tutte le aziende americane. Lo spazio nell'avampiede è importante e comunque se aggiungete un centimetro a quello che fate normalmente non avete nessun problema, anche e soprattutto grazie al fatto che questa scarpa è davvero molto comoda. La mescola utilizzata è quella che si chiama Zip Foam, che è comunque molto tradizionale ma al tempo stesso garantisce una stabilità eccezionale. Chiaramente la quantità di mescola è molto limitata perché ce n'è solamente 2 cm nell'avampiede e 2,3 nel tallone, ma questa mescola però è davvero molto reattiva, anche combinata con il fatto che la flessibilità è soltanto nella parte anteriore, potreste davvero correre velocemente se ovviamente il vostro motore ve lo consente. Questa mescola Zip Foam ha una doppia densità, dove fondamentalmente nella parte superiore la scarpa è assolutamente più morbida, mentre nella parte inferiore è più reattiva. Questa cosa, se amate il contatto col terreno, vi consente di correre sia velocemente, ma anche nel caso in cui corriate davvero velocemente, di farlo in maniera morbida e piacevole. Per quanto concerne la stabilità della scarpa stessa, sappiate che è vero che la conchiglia si piega, ma al tempo stesso lateralmente questa mescola è molto stabile. La scarpa ovviamente si gira verso l'interno, quindi la suggerisco soltanto per podisti amatori neutri e non invece per podisti pronatori. Sappiate comunque però che questa scarpa, vista l'altezza dal suolo molto limitata, vi consentirà comunque di gestire al meglio tutti i cambi di direzione e soprattutto di correre in maniera naturale. Tra l'altro sarebbe molto flessibile se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. In questi giorni, come state vedendo, le sto facendo davvero copiose. Un aspetto molto interessante della mescola è che correndo lentamente forse non sentirete quel giovamento che invece avreste se lo fate davvero velocemente. La scarpa ha una sensazione di morbidezza incredibile, anche se ovviamente è mediata da una quantità piuttosto limitata di mescola stessa, cosa che forse limiterebbe l'utilizzo a podisti amatori sotto i 70 kg. Invece la raccomando vivamente a chi volesse andare in palestra e, perché no, per chi volesse camminare, perché lo spazio nell'avampiede è eccezionale e comunque
sentirete un contatto al terreno davvero piacevole, cosa che secondo me è davvero gradita. Ho amato tantissimo il battistrada, che rispetto al modello precedente è molto più grippante, al tempo stesso durevole, perché comunque nella parte posteriore è stata aggiunta una quantità di gomma importante e secondo me davvero pensato molto bene, perché non è facile capire come appoggia il podista amatore, perché ogni persona è assolutamente diversa rispetto all'altra. Dal punto di vista dell'avampiede, la quantità di gomma è ben pensata, è con una struttura esposta sulla parte mediale, ma al tempo stesso con dei tacchettini nell'avampiede stesso. Secondo me questa gomma consente un grip davvero buono e comunque è destinata a durare parecchio. A livello di durata, la Flight Lite 5 tenderà a durare comunque almeno per 600 km, chiaramente dipende da come appoggiate il piede, dal fatto se strisciate oppure no il piede stesso. Secondo alcuni, nei modelli precedenti ci sono stati dei problemi a livello di tomaia, non credo che succeda, anche perché secondo me è migliorato il rapporto della soletta con la tomaia stessa, rapporto che era un po' conflittuale perché comunque sulla parte laterale tendeva questa tomaia a lacerarsi, cosa che secondo me in questo modello non dovrebbe succedere. Delle Topofly Lite ho amato praticamente tutto, però sappiate che secondo me non sono tutte rose e fiori, in primo luogo perché questa scarpa ha un'altezza dal suolo relativamente limitata e quindi potrebbe creare qualche problema a chi pesasse più di 70 kg e soprattutto la mescola è molto tradizionale, cosa che vi garantisce una stabilità buona, ma al tempo stesso potrebbe non essere la scarpa adatta per chi la volesse utilizzare per corse di recupero, mentre sicuramente se amate una corsa naturale questa è una soluzione ideale. In secondo luogo, la tomaia è sicuramente molto traspirante, forse troppo leggera, non so dirvi se possa essere utilizzata per tutto l'inverno, ora comunque che c'è ancora il sole sicuramente ha il suo perché. A livello di utilizzo, queste Topo Flight Lite possono essere utilizzate almeno fino all'ora di corsa per corse lente ma anche e soprattutto veloci. Secondo me danno il meglio di sé nei fartlek e per chi volesse migliorare la tecnica di corsa hanno davvero una value proposition particolarmente efficace e quindi le raccomando a tutti quelli che pesano fino ai 70 kg e cerchino un contatto al suolo e al terreno con una stabilità davvero eccezionale. In conclusione, raccomando questa Topofly Lite a tutti quelli che cercassero una scarpa con una corsa naturale. I 3 mm di drop secondo me permettono di correre davvero in maniera molto naturale senza esagerare. Credo che la flessibilità della scarpa stessa, la reattività di questa mescola zip foam combinata con una tomaia davvero piacevole e con uno spazio nell'avampiede incredibile vi permettano di correre naturalmente e questa scarpa non la sentirete ai piedi. Ovviamente non può essere dal mio punto di vista una scarpa unica, quindi non la suggerisco a chi pesasse 70 kg e che cercasse di correre nel parco. Comunque scarpa promossa, voi nel frattempo stay strong, keep running, è tornato il sole, quindi io torno a dar da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima!